È vero che il mondo oggi ha tanti problemi, non ultimo, anzi forse tra i primi, la pandemia che sta sconvolgendo un po' tutti i paesi. Però il fatto che non si parli più della Siria è una tragedia nella tragedia. La tragedia principale è ovviamente quella del popolo siriano. In Siria si continua a morire, proprio poche ore fa, a 40 km da Aleppo, nella zona ancora, diciamo così, controllata dai turchi. E liberata a suo tempo dai curdi appoggiati dagli americani, è esplosa una bomba che ha fatto decine di vittime. Ma questo stillicidio continua, così come continua a essere assolutamente precaria, anzi drammatica, la situazione di 6,5 milioni di profughi siriani, di sfollati, di gente ammassata in campi che con l'autunno e con l'inverno diventeranno degli oceani di fango e di freddo, e questo sarà il decimo inverno passato così per milioni di persone, così come continua la precarietà della popolazione siriana, anche non sfollata, anche non rifugiata, che vive in condizioni economiche disastrose, sottoposta a embarghi di ogni genere, che tra l'altro non influiscono minimamente, come si vede, sulla situazione politica, perché Bashar al-Assad è saldamente al potere, mentre invece aumentano le sofferenze della popolazione. Detto questo, però, bisognerebbe occuparsi di Siria anche per un'altra ragione, perché i 10 anni di guerra civile hanno scavato delle pozze di anarchia o di potere terroristico, che vediamo in azione anche altrove. Abbiamo visto come Erdogan abbia favorito la migrazione di terroristi jihadisti dall'area controllata nel nord della Siria, appunto dai jihadisti in qualche modo protetti, diciamo così, tollerati dalla Turchia. Migrazione che si è realizzata prima verso la Libia, dove hanno combattuto al fianco di al-Sarraj, e poi adesso verso l'Azerbaigian, dove combattono con gli azeri contro gli armeni per la conquista del Nagorno-Karabakh. In altre parole, il problema siriano è tutt'altro che risolto, ma anche il problema del terrorismo che si era manifestato in Siria è tutt'altro che risolto. Non è che questi mercenari, perché vengono mandati in Libia o vengono mandati in Azerbaigian, diventino qualcos'altro da quello che sono sempre stati, e cioè dei jihadisti terroristi. È tornato il momento di occuparsi di Siria più che mai, sia per continuare a sventare la minaccia terroristica, sia per occuparci un po' più da vicino delle sofferenze di una popolazione che certamente, qualunque fosse la sua posizione, diciamo così, politica, non meritava quello che ha subito in questi 10 anni.